C'è una nuova tendenza in giro ed è quella di lasciare magari per forza anche dei lavori a busta paga, delle cose importanti, eccetera, magari perché si è licenziati, e di rivolgersi alla natura. E quindi la gente va cercando fattorie, orti, ettari di terra, ma non è sempre così che funziona. Qualcuno ha pensato di vivere in città, continuare a vivere in città, lavorare nella metropoli e crearsi un orto sul terrazzo di casa. Fulvio Giuliani, per esempio, ha fatto così. Come mai ti è venuta in mente questa cosa? L'idea nasce da una necessità, la mancanza di spazio, per cui siccome a me piace il giardino, o sceglievo di avere un giardino o sceglievo di avere un orto. Però avendo un tetto del garage raggiungibile con una scala abbastanza corta, ho pensato di mettere alcuni vasi grandi con delle culture che in qualche modo fanno le veci dell'orto. Però c'è differenza fra un giardino che è esteticamente appagante, darà le sue soddisfazioni, e un orto che invece è faticosissimo da gestire. È per questo che ho messo i vasi, perché la fatica c'è, perché bisogna portare i vasi sul tetto del garage, e poi la terra, e poi fare l'impianto, e poi mettere le semi, però così lo guardo dal balcone e vedo le piante che ogni giorno crescono, insieme alla speranza di avere dei frutti. Cioè non zappi. Non tutte le mattine, poi si tratta di zappare vasi lunghi 1 metro. Sono tanti i vasi lunghi 1 metro perché percorrono l'intero perimetro del tetto, più qualche altro vaso così per presenza. Però, insomma, dire che è faticoso sarebbe eccessivo. Ma la riuscita qual è? La riuscita è soprattutto morale, perché credo che da un punto di vista economico un pomodoro arrivi anche a costare 15 euro almeno il primo anno. Un pomodoro? Sì, 5 euro una pianta di insalata, senza considerare peraltro il tempo speso nella coltivazione, però la soddisfazione è impagabile, quindi sono contento di averlo fatto. Ma l'equazione a semina, risultato esiste o è un frutto di fantasie? No, no, l'equazione esiste. L'anno scorso è stato fatto un esperimento per vedere se la cosa funzionasse o meno. Quest'anno, con il tempo, la stagione più propizia, un minimo di esperienza fatta, già dà dei risultati soddisfacenti almeno alla vista, e quindi la speranza ancora c'è di fare un raccolto soddisfacente. Che cosa hai piantato? Ho piantato pomodori, zucchine, peperoni, fagiolini. Zucche invernali, insalata e basta. Faremo foto. Ve ne farò avere. Grazie. Prego.